Guardia di Finanza di Messina. Fra il 12 e il 19 marzo 2024 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito due decreti di sequestro emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia nei confronti di due soggetti, operanti sul versante tirrenico della medesima provincia, ritenuti socialmente pericolosi. L'articolato e complesso quadro indiziario che ha portato alla recente esecuzione delle due misure di prevenzione personali e patrimoniali riflette il quadro probatorio emerso nel corso del processo alla mafia dei Nebrodi. Le cui indagini furono coordinate dalla Procura di Messina, l'esito del quale nell'ottobre 2022 aveva giudiziariamente accertato l'esistenza e l'operatività della famiglia mafiosa dei Tortoriciani coinvolta nella commissione di plurime attività illecite nel territorio nebroideo. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, su delega della Procura Generale della Repubblica, hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi dall'Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti dei catanesi Antonio Nastasi, di 24 anni, e di Benedetto Michael Cardi, di 31 anni. I due furono coinvolti nell'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia e culminata il 22 ottobre nel 2019 nell'esecuzione di 12 misure cautelari in carcere nell'ambito dell'operazione Eredità, riguardante un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel cuore del quartiere catanese di Piconello. I due si erano creati due distinti gruppi criminali, ognuno responsabile della propria piazza di spaccio. Avevano instaurato un rapporto di pacifica convivenza e leale concorrenza con l'altra organizzazione criminale, scambiandosi non solo i clienti ma anche gli spacciatori. I due condannati sono stati tradotti presso il carcere catanese di Piazza Lanza, dove sconderanno la pena residua, corrispondente per il primo a 10 anni di reclusione e per il secondo a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Polizia locale, controlli e sanzioni anche nella zona di Piconello. Il Corpo di Polizia Municipale ha svolto una travasta operazione di servizio nel quartiere Piconello per reprimere i comportamenti contrari al codice della strada e alle normative commerciali per la vendita su aree pubbliche. Le pattuglie della Polizia Locale hanno elevato 144 verbali di violazione al codice della strada per soste irregolari su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila. Altre pattuglie del reparto Polizia Commerciale hanno elevato nel quartiere 11 verbali di accertamento di violazione e nello specifico per violazione amministrativa agli enti locali, per un importo superiore a 10.000 euro ai danni di 3 venditori ambulanti, 2 di prodotti ittici e 1 di prodotti ortofrutticoli, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all'occupazione del suolo pubblico. Famiglie e scuola contro la violenza di genere e per una sana educazione all'affettività. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Turisi Colonna di Catania per approfondire il ricorrente tema della violenza di genere. Particolare attenzione è stata riservata alle violenze domestiche di genere, soprattutto in vista della Giornata Internazionale della Donna. L'incontro ha visto la partecipazione dei dirigenti di quell'istituto con i propri alunni di secondaria e di secondo grado, in un dibattito con gli specialisti dell'Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania, che hanno suscitato l'interesse dei ragazzi partecipando attivamente e ponendo numerose domande. I poliziotti hanno, inoltre, illustrato i servizi che vengono svolti, compreso l'iter procedurale, indicando ai giovani ragazzi di osservare i primi segnali di una relazione affettivo-sentimentale che cela aspetti pericolosi. Dopo gli scontri arrivano le sanzioni. Il giudice sportivo si è espresso dopo i fattacci avvenuti nell'intervallo di Padova-Catania, partita d'andata valevole per la finale di Coppa Italia Serie C. Come era prevedibile, è stata combinata alla società di Catania una pesante ammenda, ma non solo. Di seguito il comunicato ufficiale. Il giudice sportivo ha premesso che in occasione della gara di andata alla finale di Coppa Italia Serie C, i sostenitori della società Catania hanno, in violazione della normativa di cui agli articoli 25 e 26, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, ad eccezione di quanto oggetto di provvedimenti di seguito adottati, materiale pirotecnico di vario genere, rispetto al cui uso sono state segnalate conseguenze dannose.
Considerato che nei confronti della società soprindicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'articolo 29,1, lettera A, B, delibera, salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto. Riassumendo il resto del comunicato, il giudice sportivo ha osservato le seguenti violazioni da parte dei tifosi catanesi. Durante l'ingresso in campo delle squadre hanno lanciato tre petardi di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Al 27° minuto, nel primo tempo, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Successivamente, i tifosi hanno invaso il recinto di gioco, strappato uno striscione esposto ai sostenitori del Padova e hanno iniziato un lancio di fumogeni nei confronti dei tifosi biancoscudati. Tali fumogeni venivano raccolti dai tifosi del Padova e rilanciati all'indirizzo dei tifosi del Catania, che stazionavano nel recinto di gioco. Nel frangente, una parte della tifoseria del Catania, che era rimasta nel settore curva nord ospiti, lanciava nel recinto di gioco tre petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine impegnate a sedare la tifoseria, che invadeva il recinto di gioco senza conseguenze. Lo scontro tra i tifosi del Catania e le forze dell'ordine proseguì per alcuni minuti anche all'interno della curva nord ospiti. Le condotte poste in essere dai tifosi di Catania hanno determinato un ritardo di 4 minuti sull'ora di inizio del secondo tempo. Non escludo l'invio delle truppe francesi in Ucraina. La Russia non può e non deve vincere, è tornato a ribadire il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista alla televisione nazionale. Per Parigi la stessa sicurezza della Francia si gioca in Ucraina. Una vittoria della Russia ridurrebbe la credibilità dell'Europa a zero e la vita dei cittadini francesi ed europei non sarebbe più la stessa. I rapporti tra Cremlino ed Eliseo sono ai minimi storici. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts. Non tutti gli alleati di Kiev la vedono allo stesso modo. L'Italia ha replicato attraverso il ministro per gli affari esteri, Antonio Tajani, che esclude la possibilità di inviare militari in Ucraina. Ma in particolare è salita la tensione con la Germania dopo il rifiuto categorico del cancelliere Olaf Scholz sull'invio dei missili a lungo raggio Taurus. Macron ha invitato gli alleati a non essere codardi, un commento che ha fatto infuriare Berlino, già in disaccordo con le precedenti affermazioni di Macron. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, più di 20.000 soldati feriti sono passati per l'ospedale Mechnikov di Dnipro. Ognuno ha una storia diversa, ma tutti hanno in comune le ferite della guerra. Come Mikola, che lavorava come programmatore a Leopoli e pensava che a causa di quelle ferite sarebbe morto. Volevo poranenia na передових позиціях. Бо дві легені. Також розтрощені були ребра і грудина. I medici che lavorano nella struttura l'hanno soprannominata la fabbrica della sopravvivenza, qui l'unico obiettivo è curare i pazienti a qualunque costo, anche quando suonano le sirene che avvisano di imminenti attacchi aerei. Ma qualcuno potrebbe considerarla una fabbrica di orrori. Це якийсь, ніби ти в один момент потрапив у якийсь жах. Я маю на увазі фільму. І це не можеш з нього вибратися, але це жах, це твоє життя, його неможливо описати, це треба просто побачити. La quotidianità è rappresentata anche dalla capacità sviluppata dal personale sanitario di comprendere l'andamento della guerra, dal numero di feriti in arrivo e dal via vai delle ambulanze. Gli agricoltori polacchi sono tornati a bloccare le frontiere venerdì, questa volta con la Slovacchia. Protestano contro l'entrata nel mercato europeo di grano proveniente dall'Ucraina, ma anche contro gli obblighi ambientali imposti al settore dal Green Deal sul clima. My walczymy o to, żeby nam nikt nie wchodził do domu, nie dyktował, co my mamy robić, jak mamy żyć, co mamy produkować. Rolnik wie, co ma produkować, kiedy ma wyjść w pole, kiedy ma zasiać, kiedy ma skosić, kiedy ma cokolwiek zrobić. Żaden urzędnik w Brukseli tego nie wie.
Sono in arrivo delle proposte della Commissione europea per modificare la politica agricola comune. L'intento è di alleggerire gli oneri per gli agricoltori e offrire flessibilità sugli obiettivi verdi, ha assicurato la presidente von der Leyen al premier polacco Tusk in una telefonata venerdì. Oltre 110 milioni di persone sono chiamate alle urne in Russia dal 15 al 17 marzo per eleggere il presidente che guiderà il paese per i prossimi 6 anni. Per la prima volta le urne saranno aperte per 3 giorni, scontato l'esito del voto che con ogni probabilità vedrà vincitore per la terza volta consecutiva il capo del Cremlino, Vladimir Putin, già al potere da 24 anni. Aperti seggi anche all'estero e nei territori occupati dell'Ucraina. L'attuale presidente non ha nessuno sfidante in grado di tenergli testa. Putin si prepara così ad essere riconfermato per un 5° mandato, con la possibilità che venga prolungato ulteriormente per altri 6 anni fino al 2036, come prevede la Costituzione russa. Nel paese e non solo, il presidente russo è riuscito a mettere a tacere qualsiasi tipo di opposizione. Meno di un mese fa la morte sospetta del suo principale oppositore, Alexei Navalny. Solo mercoledì scorso, a 2 giorni dalle elezioni, l'aggressione a Vilnius in Lituania ai danni di Leonid Volkov, collaboratore di Navalny. Nei mesi scorsi, la Commissione elettorale centrale russa ha escluso dalla corsa al Cremlino tutti i probabili oppositori. L'ultimo in ordine di tempo, Boris Nadezhdin, il candidato apertamente contrario al proseguimento della guerra in Ucraina. Almeno 20 persone sono state uccise e più di 150 ferite in un nuovo attacco avvenuto a Gaza contro civili che si trovavano in coda per ricevere aiuti umanitari. A spiegarlo è stato il Ministero della Salute di Hamas, secondo il quale a sparare sarebbero state le truppe israeliane. Tel Aviv però nega la ricostruzione e fa sapere che i fatti sono attualmente oggetto di un'indagine. Intanto il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Mahmoud Abbas, ha nominato un nuovo primo ministro, Mohammad Mustafa, uomo d'affari e suo stretto collaboratore. Quest'ultimo ha ora il compito di formare un nuovo governo, il cui potere è però limitato geograficamente alla sola Cisgiordania. Secondo alcuni si tratterebbe di un tentativo, sostenuto anche dagli Stati Uniti, di volgere lo sguardo al dopoguerra. Washington ha intanto imposto sanzioni contro 3 coloni israeliani in Cisgiordania, accusati di molestie e aggressioni nei confronti dei palestinesi. Il presidente Biden deve difendersi da una crescente ondata di malcontento per il sostegno politico e militare a Israele, con la situazione umanitaria a Gaza che è ormai devastante. Secondo lo studio State of Deepfake, su un campione di oltre 95.000 video deepfake analizzati tra il 2019 e il 2023, l'aumento dei contenuti era del 550%. Unfortunately, cybersecurity can't help you much here because it's all a question of dismantling the dissemination network. And removing that content altogether. Con la proposta di una nuova direttiva, tutti i 27 Stati membri avranno lo stesso pacchetto di leggi per criminalizzare le forme più disparate di cyberviolenza, come i deepfake a sfondo sessuale. The problem is that you might have a victim who is situated in Brussels. You've got the perpetrator who is in California in the US. And you've got the server which is holding the content in maybe, let's say, Ireland. So it becomes a global problem because, you know, you're dealing with different countries. Well, what needs to be done, of course, in parallel with the directive, is that we need to increase the cooperation with other countries, with other regions, because that's the only way we can also combat crime that do not see any boundaries. But unfortunately, the AI technology is developing very fast, which means that also our legislation needs to keep up. So we would need to revise the directive in this soon. So it is important step for the current state, but we will need to keep up with the development. Condannato per omicidio colposo, il padre dell'assassino della scuola superiore di Oxford nel Michigan. La madre del tiratore era già stata condannata a febbraio. James e Jennifer Crumbly sono i primi genitori statunitensi ad essere riconosciuti responsabili di una sparatoria di massa in una scuola eseguita dal figlio. Ethan Crumbly, all'epoca 15 anni, ha preso una pistola da casa e ha ucciso 4...